Se ne parla poco, spesso sottovoce, quasi e con timore. Eppure è un argomento, meglio una realtà che vuole prendere sempre più piede nella nostra società, quasi da ritenerla normale, lo mettiamo tra virgolette. Di cosa stiamo parlando? Del più grande distruttore di pace, così definiva l'aborto Madre Teresa di Calcutta. Noi per questo vogliamo parlarne e ci colleghiamo via Skype con Don Gabriele Mangiarotti. Ben trovato, Don Gabriele. Buongiorno a tutti voi. È responsabile della pastorale scolastica e della cultura e accanto a lui ci sono la dottoressa Maria Venturini, pediatra, componente dell'Associazione Accoglienza della Vita, e l'avvocato Antonella Mularoni, che fa parte del comitato Uno di Noi contrario al referendum. Ma andiamo con ordine, bentrovati a tutti intanto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, un argomento molto molto delicato, Don Gabriele, e stiamo parlando di Repubblica di San Marino, dove ti trovi, noi ci diamo del tu, Montefeltro, e introduci un po' tu questo argomento, perché come dicevo all'inizio, non se ne parla abbastanza, forse se ne parla proprio poco. Come mai? Ma Stiamo parlando San Marino, dell'aborto. innanzitutto, è una realtà originale e interessante perché è una repubblica a 1700 anni, 1720 anni di storia, che è fondata da un santo, San Marino. E questa è una caratteristica decisiva per questa esperienza, per questa realtà. Da sempre, appassionata alla libertà, si entra in San Marino con il cartello Benvenuti nell'antica terra della libertà. Ma quella libertà che ha come suo fondamento non la volontà del singolo o il capriccio del singolo, ma realmente la verità, perché San Marino ci ha insegnato, come ha insegnato Gesù Cristo, che è la verità che ci fa liberi. Dentro questa situazione, il rispetto della vita, dal primo istante del concepimento fino al termine naturale, è sempre stata una caratteristica fondamentale. Di per sé è una caratteristica buona dentro la nostra realtà. C'è un gruppo di persone però che pensa, e sono anni che tenta, e dicono addirittura un'azione impopolare, attraverso un impopolare, addirittura dicono proprio delle espressioni così, scomoda e impopolare, vogliono imporre a modo loro l'aborto in questa realtà, perché l'aborto in San Marino è considerato un delitto, punibile dal punto di vista, come si dice, penalmente. Quindi, la volontà di togliere questa penalizzazione dell'aborto, ma soprattutto di introdurlo come diritto della donna. In questo cammino si dimentica sempre da parte di chi propone questa che loro chiamano depenalizzazione, si dimentica sempre il bimbo, il concepito, l'essere umano che viene letteralmente ucciso e si afferma soltanto la libertà di scelta della donna come se fosse l'unico valore da garantire. Questa è la situazione nella quale siamo. In questi tempi hanno tentato, prima con delle proposte di legge, poi hanno tentato adesso con un referendum, perché a San Marino è anche propositivo, vogliono imporre, e una cosa veramente impressionante perché sta dividendo moltissimo le persone, vogliono imporre l'aborto in una forma che poi sentirete sufficientemente grave rispetto a quello che è già grave l'aborto in sé. Vince chi ha la voce più grossa, Don Gabriele? Vince chi ha la voce più grossa, soprattutto in una situazione dove questo referendum ha tolto il quorum, per cui vince soltanto quanti voteranno se capiranno che devono votare, che è importante votare e in quale modo votare. Questo è impressionante perché oggi parlavo, mi sono andato a tagliare i capelli per essere un pochettino più presentabile e il mio parrucchiere mi dice: ma allora quando si farà? Cioè, una situazione questa che dovrebbe essere l'espressione della volontà di un popolo in difesa della vita, o addirittura per gli altri in difesa di una libertà che cancellerà la vita, in una situazione di abbastanza pesante ignoranza e inconsapevolezza.
Io vado dall'avvocato, l'avvocato Mularoni, che fa parte del comitato Uno di Noi, e chiedo, perché prima Don Gabriele parlava di diritto, il diritto della donna a fare certe scelte. Quando si parla di diritto, se, ci sembra che sia dovuto, tutto dovuto e tutto sia normale, legale, eticamente corretto. In questo caso ovviamente non lo è. Ma non lo è perché ci si dimentica volutamente di pensare che in questo caso non si tratta di autodeterminazione della donna, perché questa è una frase che viene usata con molta frequenza, ma c'è un essere umano diverso, distinto dalla donna. Quindi qui si tratta di riconoscere, cosa che il nostro ordinamento fa da sempre, che quello è un essere distinto che ha diritto alla vita esattamente come ognun altro di noi. Quindi non è solo perché lui è indifeso, perché nessuno tutela i suoi diritti, perché non è in grado di farlo che può essere soppresso. Aggiungo che il quesito è particolarmente devastante dal nostro punto di vista perché permetterà l'aborto di fatto fino al nono mese di gravidanza, perché ad esempio le minorenni, quindi ultra sedicenni e in alcuni casi anche prima, potranno abortire senza il consenso di alcun adulto, che sia la famiglia, che sia un tutore o che sia il giudice, e anche perché si vuole fortemente limitare l'obiezione di coscienza del personale sanitario. Tutte cose che per noi sono inaccettabili e che rischiano di far nascere, di far vedere la luce a San Marino ad una legislazione pessima a questo proposito. Anche perché anche il bambino nel grembo ha il diritto di vivere, se vogliamo riprendere questa parola. Purtroppo però si pensa ancora che la vita non inizia dal momento del concepimento. Qui vado dalla pediatra perché molto spesso uno dei motivi che spinge una mamma, una donna, ad interrompere una gravidanza è anche questa, no? Fino a che non lo vedono, passatemi questo termine, dal vivo, cioè lo prendono, lo abbracciano, non è una vita nel grembo. Cosa manca a queste donne, o comunque cosa è venuto a mancare nella nostra cultura per poter pensare una cosa del genere? Ma io credo che sia soprattutto una questione ideologica perché, insomma, abbiamo delle tecniche ecografiche che permettono di vedere il proprio bambino appena è stato concepito, poco dopo, molto brevemente compare il battito cardiaco, la mamma lo può vedere tranquillamente, quindi non è una questione di non voler vedere o di non voler capire, si tratta proprio di una questione ideologica perché oramai tutto ciò che è un diritto, è fatto passare come un diritto, si può fare, quindi si deve fare e si fa. Ecco, quello che a noi impressiona molto è proprio questo quesito referendario che per come è messo crea problemi sanitari importanti oltre al resto. Diceva l'avvocato Antonella che è proprio una questione di tipo, anche per come è stato impostato questo quesito referendario, cioè si vuole introdurre l'interruzione volontaria di gravidanza, certo. Fino alle 12 settimane di gestazione, ma c'è scritto anche e oltre, qualora anomalie o malformazione del feto possono provocare problemi alla salute fisica o psichica della donna. Non dice mai mamma, non si parla mai di mamma, si parla di donna, ma comunque va bene lo stesso, ci intendiamo. Ecco, questo nello specifico, l'anomalia di cui si parla non è un termine scientifico, è un termine nebuloso che nasconde tanto. Così come rispetto alle malformazioni del feto che possono produrre danni alla salute della madre, questo è inconcepibile perché non esiste. Dunque è una ipocrisia grossa che non avrebbe senso se non per far scivolare il discorso dal piano strettamente fisico, sanitario, a quello psicologico, perché è lì che poi si apre il mare magnum delle possibilità. E qui ritorno al discorso dell'aborto tardivo. Fino a quando si può, in poche parole, ogni problema, pur piccolo, che sorgesse in gravidanza, può mettere in condizione la mamma di sentire in questo piccolo, piccolo, grande problema
un affronto, un probabile vulnus alla sua condizione psicologica. E dunque lei può chiedere l'interruzione volontaria di gravidanza oltre il terzo mese. Si aprono degli scenari inquietanti, sì. che ne è questo bambino al cui se nasce, se lo facciamo nascere al quinto mese, all'ottavo mese, mettiamo che ci sia un bambino, abbiamo un neonatino avanti a noi, vivo e vitale, che ne sarà di lui visto che la sua mamma non lo vuole? E qui si apre un altro problema, che è quello dell'obiezione di coscienza, perché come direbbe Papa Francesco, dobbiamo affittare un sicario forse? Visto che l'Unione Donne Sammarinesi, che tanto si è prodigata per far avere, per promuovere questo referendum, ha proposto un progetto di legge già 2 anni fa in cui non si parla assolutamente di obiezione di coscienza per il personale sanitario. Dunque ci sono problemi, fra l'altro, anche sanitari, perché obiettivamente far nascere un bambino, far abortire la mamma, provocare il parto con un feto già avanti nell'età gestazionale non è sicuramente un problema facile, oltre che moralmente inaccettabile e per tutti noi onestamente impensabile. E questo è uno spazio dedicato alla vita, seppur breve. Il Comitato Uno di Noi intende, qui magari può subentrare anche l'avvocato, dare voce a tutti i bambini concepiti che non avranno mai l'opportunità di nascere, di crescere e di diventare degli adulti. Cosa si può fare a distanza per sostenervi in questo senso? E comunque se c'è qualcosa che possiamo fare per parlarne, perché come dicevamo all'inizio è un argomento di cui si parla pochissimo. Allora, certamente è importante parlarne e se anche ne parlate in questi termini nella penisola italica, certamente serve anche per noi a San Marino perché siamo immersi nella cultura della penisola. E poi che cosa potete fare? Le preghiere sono molto importanti, lo saranno in tutto questo periodo, noi voteremo il 26 settembre, quindi non vi dimenticate mai di noi nelle nostre preghiere e poi naturalmente per chi ci vuole sostenere economicamente, perché comunque abbiamo delle spese per tutta la gestione della campagna referendaria, sarà possibile eventualmente anche contribuire nel conto corrente del comitato contrario, che è un organo riconosciuto dalla legislazione sammarinese, quindi ci sono varie possibilità. La dottoressa Venturini voleva aggiungere qualcosa, mi pare? Sì, volevo aggiungere che la nostra associazione Accoglienza della Vita proseguirà naturalmente la sua azione al di là del momento in cui andremo a votare. Indipendentemente dall'esito della consultazione, noi ci saremo anche dopo per intercettare tutte quelle condizioni di gravidanza problematica per motivi economici oppure per motivi psicologici. E questo è talmente vero per cui ancora nell'ultimo anno abbiamo aiutato gestanti in difficoltà e abbiamo dato la possibilità a queste donne di portare a termine la gravidanza. Sono nati 2 maschietti ed una ragazza, quindi certo. Vogliamo continuare su questo perché è una cultura della vita. Cultura della vita. Io chiudo con Don Gabriele. Don Gabriele, pensiamo a chi l'ha fatto, a chi l'ha praticato questo aborto. Ci sono serie conseguenze. Leggevo che tante mamme, una grande percentuale, poi si è pentita e ha, diciamo, vissuto con seri problemi anche psicologici. Certo, c'è chi dice che con l'aborto non muore soltanto il bambino, muore anche la mamma e la sua coscienza. Certo, c'è anche una cultura che vuole far dimenticare questo e quello che stiamo vedendo anche tra noi di coloro che sono a favore dell'aborto dicono che non c'è addirittura un sito che dice io ho abortito e sto benissimo. No, non è vero. Non è vero che si sta benissimo. Questo lo possono dire tutte le donne. Noi come sacerdoti confessiamo e troviamo tante situazioni. Sì. Di queste persone che ci raccontano il dramma che stanno vivendo, il dolore, la sofferenza che stanno portando avanti e che non è come dire un atto di libertà, purtroppo, è un atto cattivo di cui il pentimento è necessario e di cui, come dire, la compagnia umana di chi possa sostenere, soprattutto con la verità, è necessaria. Da questo punto di vista, l'alzarsi in piedi
che ci ha chiesto San Giovanni Paolo II, di fronte a tutte le minacce della vita, diventa anche non solo un difendere le vite di questi bimbi innocenti, ma anche la coscienza di queste mamme che sono cascate in una trappola terribile. Ecco qui, io l'ho recuperato, ce l'ho tra le mani. Noi ci alzeremo in piedi. Giovanni Paolo II, lo citava Don Gabriele, ogni bambino è dono unico e irripetibile di Dio. Grazie per tutto quello che fate. Grazie, grazie a voi. Buon lavoro.